Grande jazz a Porto San Giorgio, dove lunedì 6 gennaio si è esibito al Teatro Comunale il Roberto Gatto Quintet con un tributo a Miles Davis. Organizzato dall'associazione Tam Club, l'evento ha richiamato un numeroso pubblico. Al termine del concerto abbiamo ascoltato il batterista Roberto Gatto. Una cosa che è nata un po' di anni fa in realtà, ed è nata in occasione di un disco che mi avevano proposto di fare per la collana dell'Espresso, una delle collane dell'Espresso del jazz italiano, che è andata appunto in edicola. Quindi misi in piedi una formazione che era diversa da questa. C'era Dado Moroni, Flavio Boltro, Daniele Scannapieco, Rosario Bonaccorso, abbiamo fatto questo disco. Recentemente così mi è stato chiesto di poterlo riavere, quindi ho pensato che la cosa migliore, visto che con quell'altro gruppo avevamo lavorato molto, era di rimettere in piedi una cosa quasi uguale e chiamare invece tutta una serie di musicisti nuovi che non avevo mai suonato in questo gruppo, che sono appunto quelli che avete visto questa sera: Dino Rubino, Max Ionata, Roberto Tarenzi e Luca Bulgarelli. E quindi continua per noi il divertimento di risuonare, di far rivivere un po' l'atmosfera di quel gruppo, che era molto, molto particolare. A quanto pare comunque continua molto a piacere, perché quando si suona il jazz, diciamo, di un certo tipo, visto che siamo in un momento storico in cui si parla molto di jazz, ma in realtà non è che si suoni così tanto il jazz, si suonano un sacco di forme alternative, comunque contaminate, canzone con il jazz, poeti con il jazz, però poi alla fine di jazz vero e proprio ce n'è ben poco in giro. E quindi questa cosa, che invece è autentica a tutti gli effetti, non è per noi una cover band che risuona. Noi suoniamo al nostro modo, ovviamente avendo in testa quella cosa là, quindi ispirandoci fortemente a quello che era l'impronta di quel gruppo.